Ma chi di voi conosce bene il pensiero di Machiavelli e anche i dibattiti sulla figura di Machiavelli saprà che ci sono due letture della produzione letteraria e politica di Machiavelli. La prima è quella sintetizzata nella mitica frase «Il fine giustifica i mezzi». Questa interpretazione è sicuramente brutale, molto, molto schematica, massimamente schematica, è contestata da varie altre scuole di pensiero minoritarie, però, che sostengono che in realtà Machiavelli era un teorizzatore del bene comune e che il principe ne era solo uno strumento. Non vi propongo questo dibattito, ovviamente. Dico però che se Machiavelli fosse qui, considererebbe certamente, in entrambe le versioni, Matteo Renzi, il politico ideale. Per la verità, se andate a guardare anche il dibattito della famosa democrazia ateniese al tempo di Pericle, democrazia ateniese viene sempre esaltata nonostante fosse un orrore, perché era una democrazia assolutamente oligarchica che tagliava fuori le donne, i migranti, i più deboli, eccetera eccetera. Comunque il pensiero occidentale la considerava l'ottimo, comunque il punto di partenza della democrazia. Troverete le stesse valutazioni di oggi della politica e dei politici: massimo disprezzo della corruzione del politico, ma nello stesso tempo massima esaltazione del politico che sa lavorare per accrescere il proprio potere. In altri termini, il politico in tutte le versioni occidentali è colui che sa esercitare, gestire e accrescere il proprio potere e che fa qualsiasi cosa a tal fine. Per esempio, tra le tante frasi del principe, che vengono citate, ce n'è una clamorosa in cui alla domanda retorica che Machiavelli si fa: ma il principe, ovviamente intende il politico, il principe deve rispettare la parola data? Machiavelli si risponde: se l'uomo fosse buono, onesto, eccetera eccetera, sì, ma siccome l'uomo è tristo, dice, ma intende dire malvagio, il principe non ha nessun obbligo di mantenere la propria parola. In altri termini, scopo del principe, qualcuno dice, è il bene comune, ma in realtà Machiavelli lo dice chiaramente, è il bene del principe, che poi diventa il bene di tutti. Ecco, Renzi è esattamente questa fotografia: il bene di Renzi è il bene di tutti. Guardate che molti dicono che Renzi è un discepolo di Berlusconi, ma se lo vogliamo considerare tale, ha superato di gran lunga il maestro. Ma non soltanto perché è più abile appunto a raccontare frescacce, a ingannare, a mentire e a manipolare il consenso, ma soprattutto perché è svincolato da qualsiasi principio e da qualsiasi interesse privato che non sia il suo potere nudo e crudo. Berlusconi era vincolato a tante cose, non solo dal bunga bunga, io non credo che Renzi pratichi cose simili, comunque poi magari lo scopriremo tra qualche anno, però certamente non è condizionato né da fatti privati di quel genere, cioè non è un personaggio ricattabile da decine e decine di persone che ne conoscono la vita privata, ma soprattutto non ha interessi di quel tipo lì, non deve scendere in politica per difendere tre televisioni, l'impresa eccetera, cosa che ha condizionato enormemente le scelte di Berlusconi, che quindi non si può definire il politico ideale, cioè l'uomo che lavora per il potere. Il potere di Berlusconi serviva a difendere un altro potere, quello economico. Renzi questo problema non ce l'ha. E proprio perché è un politico di questo tipo, per Renzi il consenso è tutto. Non c'è tesi che non possa ribaltare, non c'è ideologia che non possa abbandonare, non c'è cultura di cui se ne possa strafregare se un'altra gli dà di più. Basta seguire già quello che ha fatto in tutti questi mesi e anni, no? Ha già ribaltato mille volte i propri principi. Lo dico, tutto questo lungo preambolo, per dire che si può tranquillamente vincere su disegno di legge della cattiva scuola. Non so perché continuate a chiamarla buona scuola tra virgolette, chiamatela cattiva scuola, trista scuola, usate degli aggettivi contrari, perché questo è. Ma la si può battere, ce la possiamo fare, non è assolutamente detto che questo disegno di legge passi, dipende da quello che faremo nei prossimi giorni, su questo tornerò successivamente. Però
Qual è il nucleo comunque di questa proposta e perché comunque colpisce? Perché, come hanno detto quelli che mi hanno preceduto, è esattamente il punto d'arrivo di un percorso iniziato con l'autonomia scolastica, e su questo c'è una polemica che da soli abbiamo tenuto in questi anni contro CGL, CISL, ma anche con tutta la sinistra che sosteneva che c'era l'autonomia buona, e invece questa è, quella è la scrittura testuale di una vera autonomia come l'aveva intesa fin dall'inizio, cioè l'autonomizzazione totale del potere del dirigente all'interno della singola scuola, è la somma di tutto quello che è stato scritto da centrodestra e centrosinistra, hanno ragione tutti a dire più dal centrosinistra e dal centrodestra, perché i passaggi chiave tra il centrosinistra e poi il centrodestra li ha ovviamente non solitari, ma soprattutto è quello che è già avvenuto nella scuola in questi ultimi 15 anni, ed è questo il vero problema. Noi possiamo anche battere, possiamo battere il disegno di legge e lo possiamo pure far ritirare, ma nella scuola questa roba è già avanzata fino a qua, diciamo, c'è rimasto, senza che cito il nodo liquido, è rimasto il naso fuori, e dobbiamo analizzare perché. E su questo io con i colleghi, amici, compagni dei Gobas, quando vengo a fare queste relazioni ho un punto di, non di divergenza, ma di atteggiamento diverso. Io prima di cominciare con i Gobas ho cominciato a fare politica nel 66, politica nei movimenti nel 66, ho avuto sempre questa fissa: guardare l'avversario, guardare le malefatte dell'avversario, ma guardare quello che c'hai nel tuo campo, e cioè nella lotta politica, sindacale, sociale, culturale, quello che volete voi. Guardare solo l'avversario è un atteggiamento demagogico del 99,9% dei leader europei, italiani e mondiali. I leader, per conservare il consenso, raccontano che è tutta colpa degli altri e che i nostri stanno puliti, onesti, tranquilli, hanno le idee chiare. È un modo di gasare i propri, è un modo pessimo però, perché non ti fa capire, i leader magari lo sanno benissimo però non lo raccontano, perché le cose sono andate in un certo modo, perché cioè nella scuola il 70-80% di quello che c'è scritto lì è già in atto senza bisogno di sanzioni formali. Voi direte, beh cacchio, la sanzione formale è la stessa cosa della prassi, vero? Tant'è che un sacco di gente ruba, anzi la maggioranza degli italiani è comunque coinvolta in episodi di corruzione ad alto livello, medio, basso, bassissimo, però non è ancora stato scritto ognuno può rubare, ed è chiaro che se uno lo scrive fa un passo in avanti per il furto, no? Però quando la prassi diventa diffusissima, quando è maggioritaria, quando dilaga, diventa anche legge di fatto. Ed è appunto questi aspetti che io vorrei analizzare oggi, per capire se al di là dell'auspicabile vittoria sul disegno di legge, noi poi non abbiamo gran parte dei problemi ancora in atto. Il quadro del disegno di legge, lo avete capito, è piuttosto lineare, ma secondo me così com'è non è applicabile. Perché i presidi, padroni, voi lo sapete chi sono, no? Non sono esattamente Marchionne, non voglio ingigantire Marchionne, che peraltro è molto più un finanziere, ma un buon finanziere, perché la Fiat è andata male con le macchine e voi ne sapete qualcosa, perché avevate la monocultura qua e adesso sta monocultura, era con una canna da zucchero a Cuba e non funziona. Però dal punto di vista come finanziere è un gran Marchionne. I presidi non sono questo. I presidi non sono in grado di fare i dittatori, lo vorrebbero qualcuno, ma neanche tutti, perché appunto pure loro stanno sotto giudizio. In quel quadro ogni 3 anni può essere mandato via l'insegnante, ma anche il preside. Anche il preside deve obbedire. E attenzione, guardate che hanno perso più lavoro i presidi in questi anni in percentuale, perché il passaggio da circa 10.700 scuole a 8.000 e tante, un sacco di presidi sono stati già riciclati. Soprattutto gestire una scuola con il 5% dello staff premiato e il 95% non premiato è un'impresa colossale. E io credo che loro si accontentino di quello che hanno adesso, cioè di poter fare i padroni senza la legalizzazione del padrone.
mettiamola così. E credo che il discorso verrà modulato e verrà fatta un'offerta soprattutto a quei sindacati che oggi hanno scoperto che il disegno di legge, e siamo contenti che l'abbiano scoperto, per carità, c'è il famoso meglio tardi che mai, hanno scoperto che questo disegno di legge non può andare. L'hanno scoperto quando hanno saputo dei poteri dei presidi, perché ricordate che quel progetto da 150 pagine della cattiva scuola iniziale non c'era niente del genere. I presidi erano del tutto marginali, non si citavano, non gli si dava nessun potere. L'hanno scoperto e la cosa che gli manda i pazzi è che non l'hanno discusso con loro, perché se andate a guardare le obiezioni con cui hanno proposto di convocare lo sciopero per il 5, prendendo la nostra data e non dicendolo, e soprattutto a stamattina ancora non l'hanno convocato, però ci auguriamo ovviamente che lo facciano, è che insomma questa fa tutta sta roba e non ha mai parlato con noi. Siamo stati all'audizione, lì ci hanno messo sullo stesso piano per quella volta di CGL, CISL e Vigilanza, e i segretari di CGL e CISL, la prima cosa che hanno detto al viceministro Faraone e agli altri responsabili del PD scuola, Puglisi, eccetera, è finalmente riusciamo a parlare con voi. E abbiamo scoperto che né il PD, né il governo, né i sottosegretari hanno minimamente preso in considerazione l'idea di parlare con loro. E questi si sono incazzati esattamente come ha fatto la Camusso e Landini, i quali fino al giorno prima andava bene. Da quando questi hanno cominciato a non parlare con loro, quello è diventato il reato. Il reato non è il fatto in sé, è che non ho mai detto come te devo reggere il sacco, ho detto proprio volgarmente. Cioè, io che ci guadagno in tutto ciò? Io apparato, io struttura, io sindacato che è legittimato dall'avversario. E se tu mi metti un preside così hai sciolto i sindacati, hai fatto con Marchionne la Fiat. Addirittura peggio, perché bene o male Marchionne ha stabilito regole ignobili, ma delle regole ci stanno lì, qui neanche. Qui il preside potrebbe fare come gli assume le licenze, ce penso io. Come li scegli? Boh, ce penserò. Come li premi? Ancora non lo so, ci devo meditare. Non c'è scritto una mazza su questo, niente, manco una riga. Di fronte a questo ci chiede ci legge, ma se è così, la RSU è sciolta, non solo il collegio docenti, ma c'è pure la RSU, c'è più niente. E noi che stiamo a fare? Qualcuno ci chiederà, voi stiamo a fare. E allora si sono ribellati e credo che otterranno qualcosa da questo punto di vista, cioè basterebbe Renzi, cioè, sì, no, quei poteri rimangono tutti, però li contrattiamo con voi. A rigore, 4 sindacati su 5 si dovrebbero ritirare dallo sciopero, perché questo hanno chiesto, andate a vedere dichiarazioni, tranne la CGL che come al solito sta vedere qua e vedere là e piano piano si divarica, ma non si scoscia mai, insomma, non si spacca mai a metà, perché poi trovano sempre un collante interno, cioè, i loro riti, io almeno sono 50 anni che li vedo sempre, c'è sempre una sinistra che strepita, ma guarda fino a poco, sinistra, insomma, si fa per dire, ma comunque poi ritorna dentro, eccetera. Io penso che uno strumento loro per selezionare e impoverire ulteriormente la scuola non solo ce l'hanno, ma lo stanno praticando da tempo. Ed sono questi famigerati quiz invalsi ed è il meccanismo di valutazione di quiz. Noi abbiamo scelto di scioperare con Copas il 5, il 6 e il 12, e ovviamente adesso il 5, se davvero si chiede, convocheranno lo sciopero anche loro, lo estenderemo anche alle medie e alle superiori, perché abbiamo detto che volevamo tenere insieme la lotta per il ritiro secco, non c'è niente di emendabile in quel disegno di legge, mentre gli altri sindacati lo vogliono emendare, il ritiro con il boicottaggio dei quiz invalsi, perché i quiz invalsi sono l'unico strumento che al momento possono vantare, nonostante siano strumenti ignobili, per dire che cosa è il merito, che cos'è la valutazione, quali sono le scuole che sono buone, quali sono le scuole che sono cattive, quali sono gli insegnanti buoni, quali sono cattivi, studenti buoni, eccetera, eccetera. Questo è il loro programma. Il programma che portano avanti da anni e che è stato rilanciato, guarda caso, da un ministro che i precedenti relatori e relatrici non hanno citato, Fioroni, perché è Fioroni che ha recuperato il quiz, è Fioroni che li ha rilanciati, centro-sinistra sempre. Ed è soprattutto Fioroni che ha innovato la tradizione dicendo tutto il potere all'invalsi. Ora, prima di parlare e dire tutte
le giuste malignità sono invalsi, la domanda è questa: c'è un metodo, perché questa è la cosa che rode anche a molti insegnanti, e parlo di insegnanti perché gli ATA, come hanno già detto quelli che mi hanno preceduto, non esistono proprio nei disegni di legge, ma soprattutto non esistono proprio nei poteri interni della scuola. Perché noi, in senso di docenti, abbiamo il collegio dei docenti, abbiamo i consigli di classe e abbiamo anche un potere consistente nel consiglio di istituto. Gli ATA no. Sono già morti. Sì, beh, sono stati massacrati, diciamo meglio. Poi hanno subito più di altri, però posso anche capire chi è sottoposto. Non è che gli operai Fiat abbiano fatto la rivoluzione, no? Non è che me la posso prendere con le vittime, in genere, quando le vittime non hanno strumenti. Oddio, ce l'avrebbero, non ce l'hanno dentro la scuola. Mentre gli insegnanti sì, ce l'hanno uno strumento. Il collegio docenti ha tuttora uno strumento potente. Il collegio docenti, questo un po' non sono del tutto d'accordo con Anna quando dice che i collegi docenti però hanno tirato su delle barriere. Quali barriere? Il 95% dei collegi docenti ha inghiottito tutto. E il collegio docenti, questo ve lo devo ricordare, è l'organo di democrazia diretta di un posto di lavoro, come la scuola, ma comunque in generale, più importante d'Europa. Cioè nessun gruppo di lavoratori in nessuna parte d'Europa ha uno strumento così potente per determinare la vita di quella istituzione. Non esiste. Questo potere è stato ceduto giorno dopo giorno dai colleghi e le colleghe. Non i presenti, per carità, sempre gli assenti. La netta maggioranza degli assenti. Però alla domanda della storia del merito bisogna rispondere, un po' come la domanda sulle vacanze, no? In genere come vanno a fine tutte le discussioni quando litighi con altre categorie, vabbè, ma c'è il Natale, c'è il Pasqua, eccetera. Che peraltro è vero, non è che si può mentire, a Natale gli ATA lavorano, e i docenti 15 giorni non lavorano, l'estate dipende, se non c'hai gli esami te la cavi anche per due mesi e mezzo, ed è tutto vero. C'è solo da ricordare che questa è la realtà mondiale, non è che ci siamo inventati, ma così dappertutto. Qualcuno ha mai chiesto qual è l'orario di lavoro dei magistrati, voi sapete qual è l'orario di lavoro? Quante ore lavorano i magistrati l'anno? Qualcuno l'ha mai domandato? Eppure ci sono un sacco di polemiche contro i magistrati, Berlusconi ci è andato avanti tutta la vita contro i magistrati. E avesse mai detto, no, scusate, ma voi che orari, quante ore fate? Non gliel'hanno mai chiesto, non gli avrebbero risposto. E qualcuno ha mai chiesto ai professori universitari quante ore lavorano? I professori universitari lo sapete che sono la categoria più rappresentata in Parlamento? E quindi, conseguentemente, le domande non gliele fanno. Quindi quello dell'orario è un discorso che passa e va, perché è così dappertutto, è normale, da nessuna parte. Gli studenti stanno a scuola 360 giorni l'anno. Quello del merito però è una questione più sottile. A voi non viene valutato il merito. Ma come si... Intanto cos'è il merito? Beh, il merito sarebbe fare in modo che lo studente, a noi affidato, tra virgolette, riesca nel corso del percorso scolastico a migliorare vistosamente la propria capacità nella materia, ma anche tante altre capacità. La socializzazione, la capacità di stare con gli altri, la gestione del rapporto con gli altri, il lavoro collegiale e anche, se mi passate l'espressione un po' rompante, la capacità di vedere il mondo da solo senza essere succube dell'ultimo tweet o dell'ultima frasaccia su Facebook, per essere attuali, ma insomma prima le frescacce della propaganda. Bene. E per ottenere questo un insegnante che deve avere? Cioè, la prima cosa è sapere la materia. Però sapere la materia è una cosa un po' complicata già quella, Perché ci sono espertissimi di storia medievale che non sanno una mazza di storia moderna. Io ne conosco alcuni. Eppure qui sono esperti. Quindi tu devi essere un po' un tuttologo nella materia, più o meno. Ma certo, devi fare il programma, però se lo vuoi estendere te la devi cavare. Questo si può misurare, questa capacità? Beh, questa sì. Fai un'interrogazione, no, 3-4 ore, senza scritto, quelle facciamo noi facciamo un'interrogazione. Le fate ancora? Sì, l'interrogazione. Ma le fate sui quiz, no? Per essere sicuro. Fai le interrogazioni
Ti fai un'idea se quello è la materia, almeno l'ultimo capitolo, gli ultimi di San. Naturalmente per un insegnante la cosa è più complessa, una mezza giornata te lo dovresti tenere. Però questo si può fare bene. È pieno di scienziati che una materia la conoscono benissimo, ma non solo non sono capaci di trasmetterla, ma se ne fottono bellamente. Io prima di te ho fatto 3 anni di ingegneria all'epoca, prima del 68, e devo dire, c'erano insegnanti di ingegneria, no, c'era una lavagna di ingegneria, partiva da là, arrivava laggiù. Erano 4 ore una esibita all'altra, facciamo come a scuola, 4 ore esibita. Arrivavano, in genere cominciavano a scrivere da lì e quando era fine allora avevano riempito tutta la lavagna, manco ci guardavano. Io ricordo delle lezioni in cui vedevo solo la schiena e il resto, insomma il back dell'insegnante. Il mio insegnante era ottimasco, quindi manco da dire, c'è qualcosa da guardare, non c'era neanche quella attrattiva. Non ti si filavano, non era nemmeno pensabile che ti dicessero ma mi avete seguito? Cioè era scontato. Noi ci potremmo permettere un gusto del genere? Beh certo, quelli si mettono a fare Facebook e mettere libri, quello si sente gli ultimi brani tirati giù e sì, certo, forse sì, ma non staremo facendo lezioni, non potremmo mai fare lezioni così. Come si fa a vedere come uno fa lezione? Che gli fa il test? No, devi andare in classe. E devi andare in classe anche per valutare altre cose. Ammesso che sia uno che sa trasmettere la materia, alla fin fine gliene frega veramente tanto se tutta la classe segue, o per esempio se becca i 6-7 che vanno e gli altri dicono me ne fotto di voi. Questo come lo fa? Gli fai il test? Gli fai fare un quiz? Glielo domandi direttamente? Non si può fare. E poi c'è anche l'abilità nel tenere la classe, perché tra la tortura e il fate come cacchio vi pare ci sono molte vie di mezzo, e trovarla, l'aurea via di mezzo confuciana, è pure quello, sempre in classe di andare. Dice, allora come si fa? Avrei detto, beh, facciamo giudicare gli studenti, che detta di per sé non è nemmeno una stronzata, a patto che tu glielo vai a chiedere, per esempio se mi faccio un giro qua dentro, è curioso, faccio un'intervista, dico, ma professore, com'è? E il professore quell'altro? Quello è una pippa, no, quello guarda, mentre sei a tutti, ma una pippa, noi manco stiamo a sentire. In mezz'ora un quadro tu te lo fai, quello che non puoi fare è dire, ok ragazzi, datemi il voto voi. E se no poi bisogna portargli il caffè a casa, il latte, il giornale la domenica, eccetera, non se ne fa. Un metodo ci sarebbe e lo applica qualcuno, anzi è l'unico metodo che viene veramente applicato, e lo applicano nelle università della cosiddetta Ivy League, la Lega dell'Etra, insomma le grandi università famose, Harvard, Princeton, il MIT, Stanford, eccetera, eccetera. Funziona come il reclutamento dei calciatori. Mutatis mutandis. Come funziona il reclutamento? Vai. Oddio, un momento. Rettifico per ovviamente gli esperti di calcio. Attualmente si comprano i calciatori pure con le cassette. Te guardi una cassetta e spesso te danno un sacco di soldi. Per esempio la Roma, che sono romanista, insomma, ne sa qualcosa a proposito ultimamente. Infatti, ecco com'è finita. Perché non li vanno manco più a vedere. Cioè, un bianco è andato bene. Ho visto sta cassetta, pia del Dumbiaco. Però fino a poco tempo fa la selezione avveniva così, osservando la persona. E come osservano la persona in questi casi? Mandano appunto un osservatore competente che va dove ci sono gli insegnanti promettenti delle categorie inferiori, la B, la C, eccetera, quindi o nelle scuole superiori o anche in altre università minori, e vanno a seguire un intero corso per tutto l'anno. Vivono con gli studenti, cioè stanno al college, e sentono anche gli studenti, ma li sentono in maniera disinteressata, cioè lo studente non ha potere su quell'insegnante lì, perché quelli lo vogliono levare addirittura l'insegnante da lì, che lo vogliono portare là. E poi segue, vede, con uno studente, e alla fine dà un voto, un parere, un parere articolato. E l'università nobile assume il tizio, però poi gli dà $200,000-300,000 se va male, se no pure di più. Lo paga esattamente come un dio, e poi però pure gli studenti
pagano per avere il Dio, perché 60.000, 70.000 dollari l'anno. È una cosa interessante, se ci fanno una proposta del genere, va bene, ci danno 200.000, però poi c'è il problema chi paga questi 60-70.000 dollari, quindi non è applicabile e non c'è nessun altro metodo applicabile, nessuno. Questo va detto nettamente, non dovete essere imbarazzati a dirlo. Ora, l'altra domanda è: ma perché vuoi fare sta graduatoria? A che ti serve? Cioè, dopo che l'hai fatta, che succede? La precedente versione diceva una stronzata così colossale che l'ha dovuta levare. Cioè, prendo il 64, no, 66, e punisco il 34. E perché non il 25, 75, 48, 36, 50? Poi quelli che non ce la fanno vanno in una scuola più di pippa e così possono rientrare nella parte privilegiata. Era folle, no? Come era folle la cosa dei quiz del 2000, do 6.000, 6 milioni l'anno in più a un 20%. 20% perché? Se sono bravi o se sono tutte pippe. Quindi la domanda è: ma perché stanno a fare questo? Licenziate quelli che vanno male e poi dopo li ce ne mettete. È perché c'è un piccolo problema: noi abbiamo tutti imparato a insegnare insegnando. A voi vanno insegnate a insegnare? Chi va a insegnare? Io ho fatto addirittura 3 anni di ingegneria, poi sono andato a fare 2 anni successivi, ma non ho fatto nemmeno didattica, ho fatto astronomia, che non c'è bravo di niente, non ho fatto manco un esame di didattica. Mi hanno fatto insegnare che c'avevo 21 anni e ho fatto il biennio di ingegneria, mi hanno dato incarico annuale perché all'epoca non c'erano né insegnanti di matematica, di fisica, di chimica, nessuno andava a fare l'insegnante da ingegnere, che era folle, c'era la ingegnere, lì a Busoni. Io ho imparato in classe, anzi a dirvi la tutta, io ho imparato nel 68, diceva come imparare nel 68? Cacchio, c'è un'assemblea di 500 persone, una volta imparato a gestire un'assemblea di 500 persone non gestisco 20, allora no, 25 studenti, pure del tecnico industriale, quelli tremendi che si mangiavano tutte le professoresse, poi appena qui entravano, venivano fagocitati, uscivano piangendo, vedevo queste cose, queste poracce che uscivano, questi che ne facevano di tutti i colori. Quando hai fatto una scuola del genere non ti fa paura più niente, ma questo è decisivo. Ogni precario ha fatto sta fila. Ora con questo non voglio dire che l'esperienza è tutto, che quelli che hanno 60 anni sono giganteschi e quelli di 30 sono piccoli, non è così, ci sono fessi a tutte le età, ci sono fessi in tutte le generazioni, non ci sono generazioni più stronzate, generazioni di quelli del 68 si diceva tutto il peggio fino al 66, poi dopo il 68 tutto il massimo. Sono tutte stronzate, lo sapete benissimo. Quindi la conclusione è che l'esperienza conta, tant'è che c'erano gli scatti biennali, che era una cosa saggia, perché si presume che più insegni più migliori, ma questo non significa che lavori meglio. Puoi anche decidere, ci sono colleghi, ho conosciuto tanti colleghi che erano talmente abili che riuscivano a leggere il giornale durante l'ora eppure sembrava che facevano lezioni. Io avevo una profonda ammirazione per essi, gli potrei insegnare tutti i trucchi con cui lo facevo. E va sicuro che le classi erano sulle, ma non perché non facevano, attenzione, era una tecnica pure quella. Sono tutte cose che si imparano facendo. E allora qual è la conclusione? La conclusione è che loro sanno benissimo che tutte queste sono fesserie. Quello che a loro serve è ridurci come ci stanno riducendo, come ci hanno già in gran parte ridotto, togliendo ogni idea che l'insegnante sia quella cosa che pensava di essere quando è, cioè demolendo la deontologia. Perché devono demolire la deontologia? Esattamente perché la standardizzazione del lavoro, ce lo insegna il capitalismo più avanzato, è l'elemento decisivo di ogni produzione. E siccome questo luogo deve produrre una massa di precari, all'80-85%, senza problemi, riciclabili, assolutamente adattabili a qualsiasi cosa, i primi a dover essere ridotti così sono quelli di forma. Pure tu devi essere ridotto in queste condizioni e ti devi togliere dalla testa l'idea che tu sei depositario di una professione nobile, che tu sei professore di filosofia e nemmeno tutta, e devi adattarti pure a fare l'insegnante dei sostegni se serve e anche a cambiare i valori se dovesse essere necessario. Questa è la filosofia di tutto. È sensata questa filosofia?
Beh, se la guardiamo dal nostro punto di vista, l'idea che avevamo della scuola pubblica è orripilante. Se la consideriamo dal punto di vista di come il capitalismo legge le strutture pubbliche, i servizi pubblici, i beni comuni, è perfettamente lì. E cioè la scuola costa troppo, è uno spreco enorme, produce cose che non ci servono. E noi non ci servono quelli che leggono il mondo da soli, non devo leggere una mazza. Quindi devo fare quello che diciamo noi, punto. E lo devo fare pure rapidamente, perché siccome il lavoro cambia in continuazione, ma non perché i capitalisti sono cattivi e lo vogliono cambiare tutti i giorni, perché il mercato funziona così, perché se devi lottare con i cinesi devi andare a vedere che combinano in Cina quando vendono i prodotti e li devi cambiare magari in una settimana, e allora tu ti devi adattare, e se ti devi adattare è bene che esci da scuola senza grilli della testa, perché tu sei quello, sei quell'altro. Poi ci penso io a sistemarti. Questa è la filosofia. Ora, questa filosofia quanto è avanzata nella scuola, cioè quanto ci hanno ridotto come ci volevano ridurre? Secondo me parecchio, parecchio. Mi domando quanto è restato della cosiddetta deontologia, perché nei vari libri che ho scritto sull'argomento ho ricordato spesso l'analogia con quello che è stato fatto nell'Ottocento agli artigiani e ai contadini, i quali sono stati trascinati in fabbrica e ci hanno messo 60 anni a capire che non erano più gli artigiani di prima. Quelli stavano, c'erano le leghe, Marx ci si spaccò la testa, e tutto il marxismo originario, a spiegare che non ti operai erano gli altri. E invece qui c'erano ancora le leghe degli ex tessi, le leghe degli ex tintori, cioè come erano entrati. Continuavano a pensare di essere quella cosa che erano. Invece c'era la macchina che li aveva triturati tutti, così come oggi c'è la macchina telematica che tritura noi. In teoria tu adesso clicchi sulla questione Machiavelli e te trovi non solo dibattiti a cui accennavo io, che proprio cioè al manicomio, perché ci sono miliardi di testi, dice chi ti ci guida? E tu insegnante, li devi guidare, devi fare l'assistente, devi fare la conoscenza, già c'è, inutile che state voi a fare, eccetera. Voi dovete infarinare un po' tutta questa faccenda qua. Ebbene, gli operai andavano così, quindi non si rendevano conto, però piano piano li hanno assimilati, cioè tu c'hai la tua forza lavoro, me la metti a disposizione. Voi avete la forza lavoro intellettuale, me la metti a disposizione. Poi vediamo che facciamo fare. Noi abbiamo contribuito a questo. Per esempio l'autonomia. Domani, naturalmente non i presenti. Ma quanti degli assenti qua hanno lavorato per questa idea, la mia scuola è meglio della tua? Perché la mia fa il tecnico europeo, la mia fa il geometra stellare, io faccio il tecnico universale, non come la tua. Poi io c'ho Zumba, no, Zumba allora non c'è, Zumba, faccio questi corsi, mi adatto, se non va più bene quello faccio quest'altro, non va bene francese, fanno tedesco, serve un po' di russo, se fa pure quello, l'arabo, bah, vediamo, questo è un po' più complicato. Gli opuscoli, ah, fantastici, vi ricordate ancora li danno gli opuscoli? Quelli che andavamo quasi, no? A fare in agnaccia, se vuoi dire, no, venite a scuola mia, che sai qui i trattenitori dei ristoranti che ti portano dentro al ristorante, vieni da me, che se mangia meglio, no, lì non ci andava, eccetera. La scuola vicina ai topi, eccetera. E quanti sono stati coinvolti? Bene. Io, vabbè, però questa è un'attività di promozione, si può capire, eccetera. Allora entriamo dentro la scuola. Valutazione. Noi ci tenevamo alla valutazione degli studenti, no? Pensavamo che se uno non sa 4 o 5 materie è inutile che va alla classe successiva. Sembrava ovvio. Poi attenzione, non sto facendo il culto della selezione, però tanto per capirci. Poi hanno cominciato a dirci i presidi in genere, no? Prima, non so, il consiglio di classe finale, lo scrutinio funzionava verso 4. 4, 5, 5, 6, 4, ah, questo è bocciato. Era esagerato, era un po' drastico come metodo. Però insomma, 4 era 4. Poi è cominciata sta storia della scuola dell'autonomia. Presi, 4, 4, 4, 4, tutti 4. E qui che fanno? Qui ne bocciamo un terzo. E poi non si rifà la classe. Non so se ci ha fatto caso, professore, ma lei sta
all'ultimo posto nella graduatoria. Naturalmente non lo dice ai presidi, quelli di turno, quelli sindacalizzati, che facevano un po' un discorso per la selezione, qualcosa. Che poi nella scuola vicina, certo, poi noi ci facciamo pure una fama, brutta fama, bocciamo tutti, siamo rimasti all'antica, invece bisogna modernizzare, eccetera. Poi adesso ci sono, insomma, c'è Facebook, no? Un paragosì, insomma, eccetera. E quanti l'hanno accettata questa metodologia? Fate voi, ognuno si fa le sue statistiche. Cioè. Oh, anche durante l'anno, però, non si è scherzato. Professore, ci sono qui 20 ragazzi che ha detto il preside che li fa entrare. Come li faccio entrare? Ragazzi, è piena. Adesso le porto un po' di sedie e li metto lì perché non è venuto Pimpinella e insomma questi qualcuno li deve vedere. Vabbè, ma io, ma chi sono questi? Sono quelli della seconda D. No. Come si chiamano? E il preside non me l'ha dato l'elenco. Dice, ma c'è un ordine scritto? No, il preside ha detto. Come il presidente ha detto, se mo viene giù il soffitto e qui dei 50 morti, insomma, non so. Oppure, beh, professore, quando andrà giù, mette una cassetta, gli racconta qualcosa e se ne tiene la sessantina. E i supplenti, sì, li dovremmo chiamare, ma sa com'è il bilancio, i soldi, eccetera. Beh, potrei continuare, però avete capito. E la sostanza è che c'è stata una complicità diffusa. Possiamo chiamarlo un compromesso storico, che più o meno è andato così. Tu preside, non mi scassi la minchia, come direbbero in Francia, e io faccio finta che non ho sentito niente. E questo è avvenuto anche con i colleghi, tra colleghi soprattutto, attraverso quello strumento mefitico, distruttivo e catastrofico, molto più di tutti i tentativi di riforma, che è stato il fondo di istituto. Che ha corrotto nell'intimo quello che noi non pensavamo corruttibile, ma sbagliavamo noi, perché noi ci eravamo fatti un'idea demagogica degli insegnanti come personaggi, come dire, inattaccabili dalle cose del mondo. Che gli frega l'insegnante, sta lì a guardare 2 euro di più, 2 euro di meno. La cosa, siamo tutti uguali, bello, tranquilli, cioè basta insegnare, no? Che ce frega, hanno buttato lì un bocconcino, c'è mafia capitale, ma mafia capitale si è spartito 1 milione di euro, scusate, dovendo proprio entrare in un meccanismo corrompente, la quantità fa qualità, no, qui stanno buttando, tranne in alcune scuole, che poi se da guardare i tecnici professionali sono diversi, beh insomma, qualcuno si è buttato 10.000 euro, 20.000 euro, però in genere no. E su questa vicenda noi sapevamo che il 90% di quella roba erano bufale, che stavano teorizzando quella cosa che sfottevamo nel 68, cioè chi sa fare fa, chi non sa fare organizza, chi non sa organizzare coordina. E loro hanno fatto questo, il primo valore è coordinare, neanche organizzare, il lavoro degli altri. Il lavoro in classe diventa una stronzata, è il lavoro alla catena, l'ultimo dei problemi, e quello che conta è il progettificio. Ma domanda, dove si è deciso tutto ciò? Il preside non ce li aveva questi poteri che gli vorrebbero dare, spesso li ha millantati, perché in questi anni il preside ha fatto credere a alcuni insegnanti che sarebbe anche giusto che facessero lezioni in ginocchio coi ceci, e qualcuno gli ha pure chiesto, ma davvero preside c'è scritto in qualche legge? Non proprio questa, ma cose altrettanto ridicole sono state spacciate come leggi e i docenti se ne sono bevuti. Dice perché non erano informati. Guardate, questa della non informazione, apri la bestia lì, è grottesco. Io stamattina mi sono prenotato volo aereo e io adesso non devo più nemmeno se entro come tutti voi, entro direttamente. Lì dentro si può fare tutto. Voi pensate davvero che non si può, basta riprendersi dopo, c'è scritto tutto, quello che si può fare, quello che si può fare. Secondo voi, se adesso, io proprio adesso in questo momento, un benzinaio di Torino decide che fa pagare a benzina 1 euro, quanto ci mette Torino ad avere una fila di 70 km davanti a quel benzinaio? Quanto ci mette? 1, 5, 10? Facciamo un'ora.
Quindi non è l'informazione, è un'altra cosa. A me che me ne frega. Io faccio la mia lezione, non litigo col preside, non litigo con i colleghi perché mi fa star male, a me già se il preside mi guarda storto di notte non dormo, perché sono molto sensibile, ma non perché gli insegnanti siano più sensibili dei metalmeccanici, dei minatori, ma perché non hanno preso tutte le sveglie finora che i minatori e i metalmeccanici hanno tradizionalmente preso. Quindi non sono allenato al conflitto, quindi non mi va di fare il conflitto. È così o non è così? È così. Ora voi direte, ma questo è riprovevole? No, questo è umano. Quando si dice restiamo umani, si dice una stronzata, cioè come se l'umano fosse trasparente, onesto, solidale, partecipativo, è una fesseria. L'umano è sempre, 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 in tutte le storie di cui ci abbiamo traccia, combattuto tra l'io e il noi. Non c'è terzo. L'umano nasce dovendo difendere l'io, me. Le cellule ti dicono che ti devi difendere. Se no, un anno e mezzo esci da casa e te l'hai schiacciata al cane, metti la mano sul fuoco e ti bruci la mano. È fatto così l'umano. Poi direte voi, vabbè, mica ti torturano se ti opponi al preside, vero? Ma nella difesa dell'io si va molto avanti. Si va a vedere, mi conviene o non mi conviene. Allora la questione fondamentale è di a stronzo, pensi solo a te. No, è vedere se ti conviene o non ti conviene. Noi come COAS avremmo voluto far diventare conveniente un altro atteggiamento e non a caso ci hanno stroncati, ci hanno levato tutti i diritti in un paese dove fino a quando siamo nati noi, fino a prima di quando siamo nati noi, qualsiasi sindacato a cui avessero detto stabiliamo le regole del gioco ti diceva fascista, perché la regolamentazione del diritto di sciopero è stata una cosa su cui hanno battuto tutte le destre, cioè per decenni, ma è stata sempre considerata una cosa fascista e non è mai stata applicata, così come la regolamentazione dei sindacati. I sindacati non hanno bilancio obbligatorio, i sindacati non devono rendere conto di come i loro lavoratori non vengono pagati o se vengono pagati in nero, eccetera, eccetera. E non devono dar conto, nascono i COPAS e viene costruita intorno ai COPAS una gabbia micidiale che prima ci ha levato il diritto di sciopero, perché noi ormai facciamo gli scioperi per farci vedere e li dobbiamo fare per farci vedere, ma sappiamo che non incidiamo nulla sulla macchina, mentre siamo nati con il COPAS con uno sciopero di scrutinio che è durato 5 mesi, che non ha fatto niente di danno agli studenti che hanno continuato a fare lezione, ma abbiamo buttato per aria la macchina burocratica, le uniche grandi vittorie della scuola che abbiamo ottenute in quel periodo, l'unico contratto decente che venne fatto alla nascita del COPAS. E poi ci hanno levato tutti i diritti di assemblea. Noi stiamo facendo un convegno CESI, non stiamo facendo un'assemblea cittadina, perché non la possiamo fare. I presi non ce la permettono, nonostante sia illegale che non ce la permettono, ma va così, perché i 5 sindacati hanno stabilito che il diritto d'assemblea è cosa loro, non è cosa dei lavoratori, mentre da contratto era così. Tu c'avevi 10 ore, devi fare pure 5 pallino, te li facevi da solo. Però sono solo 3 che hanno deciso poi alla fine. Sì, sì, Vida è arrivata dopo, ma si è aggregata tranquillamente, e anche lo SNAS si è aggregato tranquillamente. Non mi risulta che protestino, anzi, quando i presidi ce li danno, perché ci sono presidi che ce li danno, nelle proteste, cioè quelli che chiamano il preside, lo sai che non lo può fare, c'è stato lui. Dipende dove gli rompi le scatole, dove sei più forte, eccetera. E questa cosa l'hanno fatta per la loro sopravvivenza. Quindi sono motivati, quindi non li posso quasi neanche criticare. Hanno difeso il loro posto di lavoro, perché sti matti che vedete da sta parte hanno dimostrato, esistendo comunque da 30 anni, anche senza diritti, anche senza diritti di contrattazione, anche senza diritti di assemblea, esiste solo per il fatto che esistono e continuano a rompere scatole e la gente viene appena può venire, hanno dimostrato che si può fare sindacato senza sindacalisti di professione. Capite? È come se avessimo distrutto una professione, teoricamente. Loro, mettendoti questo impedimento, ti hanno detto ti facciamo vedere che non ce la fai, e pensavano ci sciogliessi. Non l'abbiamo fatto. Può darsi che COPAS spariranno con noi, intendo con la nostra generazione, può darsi. Però se per 30 anni dimostri che se lo fa, vuol dire che se lo fa. Se ce l'avessero lasciato queste cose, noi questi discorsi che facciamo adesso li avremmo fatti al 50, 60, 70% della categoria, e gli avremmo soprattutto detto attenzione, loro hanno una forza, ma ce l'abbiamo pure noi.
E guardate che gli umani sanno, poi gli italiani sono strepitosi su questo, come cambiano i rapporti di forza. Gli italiani lo capiscono, cioè uno svedese ci mette 3 anni, un napoletano ci mette 1 minuto, senza offesa, un torinese ci mette 1 ora, ma per una ragione semplice, non perché siete peggio, perché il napoletano tutti i minuti è costretto a capire qual è la camorra che sta, che insomma, no, se è cambiato qualcosa nel quartiere, se non c'è sta più la camorra dei barbellini, questa cosa. Voi avete tempo rilassato, il regno San Paolo ha qualche sgraziata, quindi storicamente quelli sono stati costretti a centrare i tempi. In Svezia è tutto lì programmato, stai tranquillo, ti mettono nella tomba, tutto organizzato dallo Stato, il problema manco il funerale, non c'è problema, puoi stare tranquillo, rilassato. Questo fatto ce l'ha impedito però gli altri poteri. E quindi noi parliamo a un 5-10%. Adesso, tra poco, ci sono le elezioni di quella cosa che citava Anna, che avevano fatto sparire Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che era diventato Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Aveva una funzione importante perché era una specie di, come posso dire, Consiglio di Stato che valutava la legalità delle cose che si facevano a scuola, la giustezza di una riforma o dell'altra, e dava dei pareri. Siccome negli ultimi anni dava sempre negativi tutte le riforme, alla fine l'avevano messa a tacere, l'avevano eliminata. Il Consiglio di Stato ne ha imposto la rielezione. Mi pare che stanno parlando di queste elezioni. Nessuno. Perché non ne parlano? Perché non gliene frega niente al Consiglio Superiore? Anche perché non lo vogliono. Ma per una ragione più sottile. Stavolta tutti possono votare per tutti. Mentre con l'RSU, questo meccanismo folle, io se non c'ho una scuola, uno che può fare il martire per 3 anni e fare l'RSU per 3 anni con quel peso che comporta a gratis, stavolta chiunque può votare per dire che veramente meriterebbe la rappresentanza. Qui abbiamo anche un illustre candidato nella lista delle superiori. Se si dimostra che i COBAS ce l'hanno la rappresentatività, abbiamo un casino di niente. Scusa Piero, c'è anche un'altra lì. Sì, c'è anche lì, hai ragione. E ciò che è vicino, no, ha fatto no, ma perché lui, no, c'è una ragione. Loro due, praticamente, credo che non l'abbiano detto a nessuno. Ne sa che qui dentro non sa nessuno. E se non lo dice, lo sa i suoi amici. Proprio gli amici. Però se non lo dicevo io, loro non lo dicevano. Però la questione non è che dovete votare un candidato o un altro. La questione è se si dimostra che noi abbiamo diritto a vivere, a essere rappresentativi. Ora, questo serve, diamine se serve, perché la non reazione generale della categoria ha molti motivi. Però certamente l'assenza di un potere alternativo che metta paura anche ai lo dico in senso buono, che metta paura politicamente e sindacalmente, cioè che sia in grado di dire tu stai facendo una cosa illegale e illegittima, e io te la impedisco, e se non te la riesco a impedire sindacalmente lo faccio per via di lotta, cioè ti convoco uno sciopero a scuola, il prefetto ti chiama, non lo sciopero, lo sciopero a scuola, un'ora, il prefetto ti chiama e tu gli devi spiegare che stai facendo in quella scuola. La maggioranza dei presidi, che sono come tutti i poteri in Italia, forti, fortissimi, con quelli che pensano deboli, deboli, debolissimi, quelli che pensano forti, appena ti sentono un po' forte, in Sardegna, per queste elezioni volevano impedire di fare assemblee oltre la scuola. In Sardegna siamo molto forti, hanno protestato, il ministero ci ha dato ragione. 5 minuti dopo il dirigente regionale della Sardegna ha chiamato il nostro e ha detto: amico, hai visto che è andato? No, dice, il ministero ha detto che c'avete ragione voi, oh, sempre amici, mi raccomando, mo adesso non calcare troppo la mano che noi avevamo detto il contrario, non è che cioè, no, invece adesso mo chiamo il vice ministro e gli dico: hai visto quei stronzi da Sardegna? Ah, Nico, sempre a scherzare, dai, non lo fai, mica lo fai. Esempio. E ci sono cose anche più pesanti, ti faccio dire sul giornale, la cronaca torinese non è che c'ha tante notizie, se gli do quella su di te, che no, hai esercitato mobbing su una dei nostri militanti, è una notiziola su cui possono andare avanti una 15ina di giorni almeno, e queste sono le cose spicciole. Insomma, ora veniamo al qui ed oggi, dopo questo invito
a darci una mano in generale, le iniziative dei prossimi giorni. Noi abbiamo, come già ho detto, proposto questa scansione, 5 all'elementare, 5-6, sapete, sono i quiz elementari, quindi diamo la possibilità di scioperare perché la maggioranza degli insegnanti, anche che sono contro i quiz invalsi, non sono disponibili a mettersi in contesto. Tant'è, e questa è una cosa pesantissima, che tante maestre, dico maestre perché la stragrande maggioranza, ovviamente elementari, sono maestre, non si capisce perché c'è il maestro unico che poi è diventato i 40 maestri, ma insomma lasciamo perdere, al femminile le maestre, molte brave maestre, da anni stanno cooperando a diffondere il quiz. Nel senso che nel timore di passare per impreparate, perché i loro studenti vanno male in quiz, che ti fanno? Ti fanno loro la preparazione ai quiz, comprano il libro con i quiz, di nascosto, di semi-nascosto, preparano i ragazzini ai quiz, che peraltro è una stronzata, perché se ti fai quiz non dovresti saperli prima, questo lasciamo perdere, e distruggono da sole il loro lavoro. Idem succede, anche se un pochettino meno, però non tanto alle medie, perché sta all'esame, e ormai sta arrivando anche alle superiori. Cioè da solo mi distruggo il mio insegnamento, senza bisogno, che era una previsione e una richiesta che fece il notissimo Tullio De Mauro quando per pochissimo tempo fu ministro, osannato da tutta la sinistra sindacale e politica, che grande ministro. Tullio De Mauro in quei 6 mesi teorizzò proprio questo: non stiamo a fare le riforme, lasciamo perdere le riforme, gli cambiamo le valutazioni finali. E saranno costretti loro a cambiare tutto. Geniale. Anzi, lui diceva di più, eliminiamo pure i programmi. Così ognuno alla carta. Per la verità lui era arrivato a dire anche eliminiamo pure le aule. Giuro, sta su un libro. Il libro del 90. E c'era questa. C'era questa teoria. Cioè, vi facciamo cambiare la scuola da voi. Vi diciamo che le prove sono così a quiz e voi dovete fare un altro insegnamento. Per cui abbiamo detto no, se vogliamo che non facciano i quiz dobbiamo mettere lo sciopero, perché sennò li fanno. Dopodiché abbiamo fatto la stessa cosa per le superiori il 12 e le medie non hanno i quiz adesso, però ce l'hanno le cose, per cui abbiamo abbinato anche loro. Dopodiché abbiamo visto che CGL e CISL e UIL cominciavano a rumoreggiare sulla questione quando è uscita l'ultima lezione e in un'assemblea di pochi giorni fa, dove c'erano tutti, abbiamo fatto questa proposta. Prendete uno di questi giorni, e noi proponevamo il 12, e poi dirò perché, e facciamo tutti insieme lo sciopero, e diamo alla categoria quello che ci chiede sempre, lo sciopero di tutti. Ci chiede sempre questo. Vediamo un po' se questo sciopero di tutti è veramente di tutti. Ora, il di tutti è sempre un po' relativo, perché tutti questi 6 sindacati messi insieme organizzano, diciamo, il 99% dei sindacalizzati. Ma i sindacalizzati sono tra i 400 e i 450.000, adesso è difficile dire perché poi ognuno dà le cifre che vuole, ma insomma più o meno sono questi. Quindi sono un po' meno della metà di tutti. Però gli altri, anche se non sono sindacalizzati perché pensano di potersela cavare da soli, sole, magari sono d'accordo. Ed è chiaro quindi che lo sciopero, Renzi farà una verifica, perché un conto se sciopera il 60%, un conto se sciopera il 20%, a quel punto non hai altri. Se sciopera il 20, beh, c'eravate tutti, non potete dire, quindi non rappresentate la maggioranza, quindi la maggioranza la rappresento io, matematico, no? Funziona sempre così, quelli che hanno protestato perché sono d'accordo con me, non è vero, ma funziona così. Ora, CGL e CISL e UIL stanno zitta, sabato hanno comunicato, senza neanche accennare queste loro atteggiamento arrogante, ma pazienza, ci passiamo sopra, ormai siamo allenati e soppressi. Ho fatto finta che sto 5 sono diventati loro. Il guaio è che io stamattina sono andato nel sito della commissione di garanzia perché dico, fanno detto che noi adesso dobbiamo estendere alle medie e superiori il 5, perché il 5 per adesso è convocato, nel sito ancora ci stanno. Dicevo, c'era venerdì, c'era sabato, c'era domenica, weekend, c'era lunedì, stasera lo metteranno. Benissimo. Appena lo mettono, 5 minuti dopo, anche noi estendiamo lo sciopero anche alle medie, alle scuole, però lasciamo il 6 contro i quiz invalsi e lasciamo il 12 alle superiori. Domanda,
è stata fatta la scelta giusta il 5 ed è giusto fare 6 manifestazioni interregionali? La risposta è no. E la seconda domanda, perché hanno fatto questa scelta? Il 12 sapete che protesteranno, sciopereranno e ci daranno una mano seria gli studenti, perché il 12 i quiz si fanno alle superiori e alle superiori loro dall'anno scorso, anzi da 2 anni, hanno cominciato a boicottare. E quest'anno, diciamo, tutti i collettivi, le strutture, quelle nazionali, quelle locali, sono d'accordo. Quindi abbiamo detto il 12 è il giorno ideale, perché dove non chiudiamo noi ci aiutano a chiudere loro, il 5 no. Il 5 non c'entra niente, i quiz sono elementari. E la seconda è, perché non la manifestazione nazionale? 6 manifestazioni interregionali. Ma voi da Torino ci andrete a Milano? Ma col cavolo. Cioè, allora fa una manifestazione a Torino, perché devo andare a Milano? E da Venezia devo andare a Milano, e da Bologna devo andare a Roma. Ma lo hanno tutti a Roma. Se tu dici tutti a Roma e porti 200-300.000 persone, è un evento. La gente viene e 5 minuti dopo Renzi non para culo. Ah, non avevo capito. Adesso ho sentito, evidentemente quello che avevamo fatto, quelle audizioni, non c'erano spiegate. Adesso abbiamo capito. Allora non la volete? Ah, peggio per voi. Allora, attenzione, noi non vogliamo il disegno di legge, che lo levamo. Però credo che precari vogliamo. Anzi, quello andava fatto. Solo che Renzi ha fatto ricatto. Volete dei precari? E allora le beccate pure tutta l'altra merda. Ora, diciamo che Ilenia ha spiegato bene tutte le trappole per i precari. Pure lì però, perché non c'è stata una reazione significativa dei precari? C'è stata la lotta intestina. Perché la lotta intestina è stata organizzata negli ultimi 40 anni. Mettere un pezzo di precariato contro un altro è stata una tecnica scientifica. Code pettini è solo il punto d'arrivo, no? In cui il torinese, lui, immigrato, non mi ricordo da quanti anni, doveva battersi contro l'ultimo immigrato dicendo cacchio, quando sei arrivato io ho dovuto fare, mo arrivi tu e te infili. E chi l'ha creato questo meccanismo? La colpa non è del precario che poi viene, che dovevano fare? Dovevano lottare, perché fino ad oggi comunque i precari sono entrati, e ne sono entrati tanti, hanno aspettato 10 anni, 15, 20, ma poi sono entrati. Alla Telecom non funziona così, ma ancora Fiat non funziona così, non è che metti in lista e prima o poi ti chiamano. Certo, se poi eliminano 200.000 posti di lavoro non ti chiamano più, ma per adesso. Per cui per i precari il problema non era tanto se ci assumono tutti, ma se quello me scavalca entro 3 anni dopo. Matematica, divide e ti impera. Appena si sono messi, la prima tribù si è messa d'accordo, già sappiamo, 10.000 anni fa, 20.000 anni fa, 50.000 anni fa, è ormai scientifico. Quindi non te la puoi prendere con lui. In ogni caso, mi fai un levi il disegno di legge, lo levi, lo butti, non c'è niente da fare. E ne fai un decreto. Poi te la pigli col Parlamento, se potessi dire, dai un consiglio a Renzi, dice che è tutta colpa del Parlamento che ti ha rallentato, che tu avresti proceduto, che se si elimina il Parlamento del tutto sicuramente procederesti rapidamente. E quindi sono costretto a fare un decreto, poi non mi rompete le scatole se faccio tutti i decreti. Io farei così. Però non farà come vuole fare. Rimane il fatto che noi una botta dura in una giornata la dai andando tutti insieme. È perché un conto è che metti insieme a Roma un presunto Centro Italia quando sai benissimo che poi te la vedi funzionare dalla Toscana o dall'Emilia. Non te viene l'insegnante così, mentre l'insegnante, se gli dici domani a Torino andare in piazza, magari ce va. Oppure gli dici guarda, stiamo per fare una cosa colossale, la più grande manifestazione della storia della scuola pubblica, un evento memorabile, su Facebook avremo 1.500.000 di like, poi magari saremo 100.000, ma insomma va sempre bene, e la facciamo tutti insieme. Allora Pier 3, allora più la macchina e va da Roma. O no? Allora abbiamo fatto presente queste cose e poi ci siamo fatti la domanda, ma perché no? Le motivazioni non c'erano, ma ce n'è una grande. Andatevi a vedere le motivazioni di questo show. A parte, ripeto, la CGL che saltella, gli altri dicono, poi non discutere a prezzo di quel disegno di legge che fino a ieri gli piaceva l'80-90% e che se levano sta cosa di prestito la contrattano e rimettono i quiz in falsi e si decide che quindi tu li premi, va bene. Allora se è così tu non fai troppo casino, tieni il casino
No, è come quando l'acqua che c'avete qualcosa da fare e non volete buttare la pasta subito, viene l'acqua lì così, che un po' bolle, un po' non bolle, vediamo un po', casomai alzo, casomai abbasso. È chiaro che una volta che convocate la manifestazione nazionale, quella parte da solo, parte tutti Facebook, Twitter, app, tutti dai, vai, tutti a Roma, tutti a Roma, tutti a Roma, e poi mai dice fermi, e no, ormai non andate, poi vanno a Roma. Sono maligno? No, non so, è esattamente così. Detto questo, però, sarebbe stupido. Allora, siccome sappiamo che volete andare a parare, niente, noi ce l'abbiamo la nostra strada, no. Nonostante hanno fatto finta che questo l'hanno deciso loro, nonostante hanno fatto finta che noi non ci siamo, eccetera, eccetera, poi diciamo, benissimo, sì, facciamoci. È sbagliato non lasciarsi una settimana in più, è sbagliato non fare la manifestazione nazionale, però comunque, se facciamo scioperare oltre la maggioranza di 200 integliata, la botta a Renzi è minore di portare 300.000 persone a Roma, ma è sempre una bella botta. E siccome lui sta attento al consenso, se fa due conti, magari vi parla un attimo con la moglie, che non mi pare che gli dica granché, però non la voglio coinvolgere, perché mica uno c'ha le conto a fare, c'ha sta disgrazia, gli è capita, poi disgrazia fino a un certo punto, perché finché sta lì chiama la disgrazia, però non so le loro questioni familiari, perché pure Veronica per tanto tempo pensava, certo questo sembra un tipo un po' diverso, poi scavo. Invece Berlusconi si capiva, non è che dice Veronica, non ha capito bene, ma ha chiesto, si vedeva che così, quindi non so bene i rapporti, fatto sta però che il messaggio gli arriva lo stesso. E quindi lo invitiamo adesso, aspettiamo la verifica pratica, loro l'abbiamo veramente convocato, quindi lo invitiamo a fare questo sciopero e io vi inviterei, se come per pare non ci sarà una manifestazione nazionale, a fare una manifestazione a Torino, a Sopra. Noi proporremo di farlo a Genova, a Torino, cioè al massimo lo spostamento deve essere regionale, non di più. E contare ovviamente sulle città trainanti, quindi è chiaro che possiamo fare un Torino, una Cuneo, una Alessandria, un Asti, questo no. Però un Torino credo che possa portare un sacco di gente, tutte le altre città, eccetera, eccetera. Vi chiedo appunto, vi chiediamo di darci una mano per queste elezioni che ci saranno, per riprenderci la rappresentatività. E però vi dico una cosa in conclusione, perché uno si potrebbe domandare, vabbè, tutta sta roba, ma voi, ma chi ve ne frega? Perché la domanda è, io ogni tanto, raramente, però ogni tanto mi chiamano a fare trasmissioni televisive. Alla fine, 99,9 volte succede, i politici presenti e il conduttore mi dicono, ancora i copas, i cazzi, le manifestazioni, tutta la vita fare questo. Ma perché sei andato in Parlamento, hai provato a fare ministro? Non ti capiamo. Che c'hai? Che vuoi? E in Italia è pressoché impossibile spiegare che si può fare attività sociale, politica, sindacale, civile, eh? Cioè cercare di modificare un po' il meglio senza farsi delle illusioni, ma mai, quello che dicevamo, ma magari non si è buttato per aria tutta, poi non sappiamo neanche che metterci al posto di quello che buttavamo per aria, diciamo la verità, tanto tempo fa. Adesso lo sapremo, adesso c'è un quadro internazionale che potrebbe fare un'altra società, ma non è di queste che voglio parlare perché è troppo complicato, sarebbe un altro argomento e ho parlato già tanto. Però cambiare la realtà sociale, quella che c'è in meglio, non si capisce in Italia che si possa fare senza guadagnarci materialmente soldi, potere, non si capisce, non lo capisce nessuno, pensano che ci sia dietro qualcosa, o se che sei terrorista, provocatore, che vuoi fare, cioè ti diverti a far casino, non lo capisco, ma non lo capisce quasi nessuno. E quando tu glielo vai a spiegare e gli dici, ma guarda che l'identità umana è una cosa molto strana. Non è vero che l'interesse è solo quello solo. C'è l'identità. L'identità è una cosa decisiva. L'identità, l'immagine che hai di te stesso. È tutto. Io non potrei fare il ministro, poi vado la sera e vado a fare cazzo che stronzo che sei, ma io sto cazzate che ti ho raccontato oggi. Non ci riuscirei. Probabilmente che siamo stati forgiati in un certo modo, ci ha fregato il 68, quello che volete voi. Non lo so. A me mi pare che era già prima così. Io mi incazzavo per le ingiustizie, perché mi incazzavo. Non le facevano mica a me. C'avevo questo ragionamento che se tu stai in una società, devi poterla frequentare la società. Se la società fa schifo, tu non puoi stare sempre a frequentare solo tra di noi. Lo 0,1%, l'1%, il 2%, non si sta bene. Io faccio sport da sempre, frequento palestre molto grosse. Io quando entro a dentro mi metto i tappi. Perché se
io sento che le cose che escono da quelle bocche, mo sui migranti, sui zingari, porca, e quella è l'umanità, è un ciclo, diciamo, 8.000 persone di tutte le categorie sociali, e 7.800 dicono quelle cose. Io non so se le pensano, le dicono con la bocca. Allora, in una società così, a me non piace vivere, ci vivo male, non posso frequentare solo lo 0,1% della società. E allora vorrei cambiare un po' il meglio. Dice, ma perché investire tanto sulla scuola? Perché investiamo sulla scuola? Ma voi conoscete qualche altro luogo dove ci sia una vaga possibilità di fare un discorso contro l'andazzo generale, per cui appunto i migranti li fanno a barriera, li fanno tutta, li stendiamo tutta il Mediterraneo in aria, appena si avvicina li sparamo, diamo fuoco ai campi rom, il problema non sono le 5 mafie, adesso c'è pure quella romana, che se mangiano tutto in Italia con centinaia di migliaia di persone organizzate, armate, ma so è il campo rom, che per inciso i campi rom riguardano il 15% dei rom, perché l'85% vive in casa e non è distinguibile dagli italiani doc, ma tra l'altro che i campi gliel'ha fatta il centrodestra, gli ha fatti i maroni e l'hanno obbligati a metterceli lì perché ci guadagnano tutti, ma comunque quel tipo di visione della società, che parte da quando Calderoli diceva che lui sarebbe andato a pisciare, a portare i maiali a pisciare sulla zona dove dovevano costruire la moschea, quell'Italia lì, l'unico posto dove puoi sperare, gli abbiamo fatto chiudere la scuola leghista, l'unica scuola dove, posto dove puoi sperare di fare un altro discorso, di parlare di solidarietà, contro appunto il razzismo, contro la divisione per etnie, contro la divisione per religione, è la scuola, ma quella scuola che ci avevamo, non quella scuola che si prepara, perché la scuola che si prepara ingigantisce quel meccanismo. L'unico posto dove tu puoi dire ai ragazzi, venendo ascoltato, poi non è detto che vieni capito, ma che questi meccanismi sono micidiali, che sono non la giungla, peggio della giungla, la giungla delle regole ce l'ha. Questa sarebbe veramente la lotta di tutti contro tutti, una lotta feroce. E questa roba qui oggi nella scuola è ancora bloccata, è l'unico luogo educativo che può fare questa attività. È questo l'aspetto principale. Noi non stiamo a fare tutta sta pippa per difendere solo i lavoratori. Ovviamente li dobbiamo difendere per avere una scuola buona, ma noi non siamo di quelli con cui Turati, uno dei noti leader socialisti dell'inizio del secolo scorso, polemizzava quando diceva, guardate cari ferrovieri, che forse voi non lo sapete, ma le ferrovie in Italia non le hanno mica costruite per dar lavoro a voi. Ebbene, noi non abbiamo mai pensato che le scuole sono state costruite per dare lavoro a noi. Pensiamo però che lavorare bene nella scuola significa far funzionare bene la scuola, e far funzionare bene la scuola significa far funzionare bene la società. E il processo inverso alla distruzione significa una distruzione ulteriore del civismo e di civiltà che pagheremo tutti, copas o non copas. Ecco, noi vi chiediamo un sostegno a questa lotta, non alle nostre modeste persone che peraltro, ripeto, non hanno nessun interesse materiale, perché nessuno fa sindacalista di professione a noi.